Il tema di quest'anno è Da Ulisse a Kafka. Sì, la parola Terra dell'Uovo. Perché abbiamo scelto questo titolo? Proprio perché abbiamo fatto una riflessione pensando che appunto l'uomo è l'unico fra gli esseri viventi che ha il dono della parola. E dato che in questi ultimi anni la parola è spesso stata bistrattata, quindi è stata anche un po' messa in un secondo piano, abbiamo voluto ridare valore a questo mezzo di comunicazione che è unico e assoluto e anche irripetibile e che ci è stato donato. La scelta di questi due personaggi, da un lato Ulisse e dall'altro Kafka, è stata una scelta dovuta a un elemento che accomuna i due, che sono appunto le sirene. Le sirene che Ulisse sente nel suo viaggio e che ne ascolta il canto, e dall'altro lato Kafka invece che mette in discussione che questo canto poi in realtà Ulisse l'abbia sentito davvero. Ma in particolare la figura di Ulisse è sicuramente la figura di un uomo che ha rivoluzionato il suo tempo perché ha fatto della parola un mezzo per affabulare, per convincere, per spingere anche ad azioni folli, pensiamo al folle volo dantesco di Ulisse. E dall'altro lato abbiamo scelto Kafka non soltanto perché ne ricorre il centenario della morte, ma anche perché Kafka ha rivoluzionato con la sua parola estremamente contemporanea l'idea di un uomo che porti con sé un dolore, quel male di vivere.